Dall'inizio dell'emergenza Covid, il primo provvedimento che mi ho preso è stato quantificare un rimborso per le famiglie che useranno lo scuola bus, in quanto la scuola è chiusa e quindi è giusto poter rimborsare, dare un segno tangibile. Il 15 marzo è stato il giorno che abbiamo ricevuto il primo positivo sul nostro territorio. Abbiamo aperto la COC, Centro Operativo Comunale, che ci permette di gestire questa emergenza, e nello stesso tempo, per trasparenza e tranquillizzare la popolazione, emettiamo settimanalmente un bollettino per quanto riguarda i nostri casi. In questo momento siamo intorno alla decina. Venerdì 3 aprile è stato il giorno che siamo riusciti, già neanche una settimana dall'annuncio del primo ministro Conte dei buoni alimentari, a distribuire a oltre 40 famiglie il pacco dei buoni alimentari, grazie all'intervento e all'aiuto di tutte le associazioni di volontariato del territorio che si sono riunite in una unità di crisi e ci hanno permesso di ottenere questo importante risultato. Abbiamo messo in piedi anche due belle iniziative di solidarietà. La prima, abbiamo aperto un conto corrente del comune Covid, Comune Val della Torre Emergenza Covid-19, IBAN facile 17 IT 51 M0760101 5 volte 0 10 49 38 00 15. La seconda iniziativa è il banco alimentare. Abbiamo istituito un banco alimentare permanente su tutti i nostri negozi alimentari, che tra l'altro ringrazio i negozianti per aver aderito, ringrazio i negozianti perché ci stanno facendo da distributore delle mascherine. Le danno a tutti i clienti che entrano all'interno, che sono sprovviste, le regalano e noi continuiamo a darle. Oggi siamo già circa arrivati a distribuirne circa 1000, ne arriverà un altro contingente e continueremo a distribuirle in modo che tutta la popolazione può avere delle mascherine da avere. Abbiamo ancora fatto due iniziative per stare vicino alla popolazione. La prima, la Domenica delle Palme, con il nostro parroco Don Dino Mulassano, che ha benedetto dal luogo simbolo, ovvero dalla nostra torre, tutte le nostre borgate, quindi le case di tutti i valtorresi. È stata un'iniziativa che è stata molto apprezzata e direttamente io da Alpino ho portato il mio cappello in cima alla torre, ancora adesso, a salvaguardia e protezione della nostra valle. Abbiamo trasmesso ancora ieri la Santa Messa di Pasqua, sempre per cercare di continuare ad avere un contatto, anche se virtuale, con i nostri cittadini. E in questo momento ci muoviamo con lo strabismo, quello di un occhio che guarda il presente, quindi l'aiuti, fare attenzione a cosa succede, essere pronti a intervenire, l'altro occhio già a pensare a pianificare il futuro, ovvero quando finirà questa emergenza, essere pronti per aiutare le persone a ripartire e far sì che tutto al più presto rimanga alle nostre spalle dimenticato.